Gazebo Piazza Italia per dire no al Green Pass, perché? Dire no al Green Pass perché riteniamo che sia uno strumento del tutto inutile per evitare la pandemia, ma sia uno strumento liberticida, uno strumento di ricatto nei confronti di chi magari ha paura di farsi il vaccino per costringerlo a vaccinarsi. Come stanno andando le firme finora? Nonostante il tempo ci sia avverso, sta avvenendo tanta gente, molto sensibile al problema e ci sta dando tutto il supporto possibile e immaginabile. Che cosa stiamo facendo noi oggi esattamente? Stiamo, oltre quella che è stata la manifestazione che abbiamo fatto a livello nazionale delle giornate No Green Pass, in base alle quali abbiamo raccolto tutta una serie di firme che abbiamo depositato in Parlamento e saranno esaminate con una petizione la prossima settimana, oggi stiamo facendo un'altra operazione. Abbiamo individuato un vulnus, qualcosa che non va all'interno del sistema legislativo, perché a livello europeo il Green Pass è stato istituito per facilitare la libera circolazione tra gli stati. Che cosa è successo invece in Italia? Si è strumentalizzato il Green Pass, si sta utilizzando il Green Pass come strumento per limitare le libertà. Quindi siamo in piena emergenza democratica, altro che emergenza sanitaria, che pur c'è, perché evidentemente c'è. Noi stiamo raccogliendo le adesioni di tutti quanti i cittadini, stanno venendo veramente a centinaia, per inviare delle istanze di disapplicazione agli organi della pubblica amministrazione innanzitutto, in quanto i dirigenti sono personalmente responsabili dell'applicazione della legge, quindi rispondono in prima persona di una eventuale illegalità commessa nel non rispetto della normativa europea che prescrive ben altro a livello di Green Pass.